Bentrovati a questo ultimo appuntamento con Ripassiamo insieme. Ebbene sì, un anno scolastico è trascorso, siamo in una data speciale e non potevamo allora non dare spazio a degli alunni speciali. Alunni dell'Istituto Comprensivo Dante Galiani di San Giovanni Rotondo, una scuola che tra l'altro abbiamo incontrato spesso nel corso di questa stagione televisiva. Dicevo degli alunni che hanno organizzato, grazie alle loro insegnanti, una mostra sicuramente bella, ricca di emozioni, di umiltà, di semplicità. Cose che traspaiono anche dai materiali utilizzati e dai colori, il marrone come il saio di Padre Pio, il cartone, materiale umile per eccellenza. Ebbene, vediamo le opere di questi ragazzi nel servizio che abbiamo realizzato. L'alfabeto della santità. A come amore per il prossimo, B come bontà d'animo, C come comunione fraterna, D come dono a tutti, E come effigie della croce, F come fede da trasmettere, G come gioia da condividere, H come holy, I come immagine di Cristo, L come lode a Dio, M come Maria la mamma celeste, N come negazione di tutte le falsità, O come opere di carità, P come pace nel mondo, Q come quiete del convento, R come rosario preghiera quotidiana, S come silenzio per essere pronti alla chiamata, T come tempo per riflettere, U come umiltà per spogliarsi dei propri averi, V come vita da vivere. Z come zero nel voler superare gli ostacoli. I lavori che voi avete poco prima visionato sono stati elaborati dalle classi terza C e terza A. E diciamo la parte finale di un progetto iniziato all'inizio dell'anno su richiesta dell'associazione Gli Amici di Padre Pio. È un progetto che fa parte del nostro PTOF, del piano dell'offerta formativa. E l'importanza di questo lavoro è perché i bambini non devono assolutamente dimenticare la figura storica di Padre Pio e ciò che Padre Pio ha fatto per il nostro paese. I bambini si sono cimentati inizialmente nella stesura dell'alfabeto della santità. Come uno dei miei alunni disse quel giorno, maestra, è giusto che noi prima riflettiamo su che cos'è la santità? Infatti, quindi siamo partiti da questo concetto e poi ognuno di loro, in associazione ad ogni lettera dell'alfabeto, ha dato la sua definizione. Ad esempio, A come amore per il prossimo. La figura di Padre Pio, nei vari momenti del progetto è stato sempre, come dire, la fonte a cui ispirarsi. Anche gli elaborati scritti dopo la venuta di Padre Marciano a scuola, dove, molto brillantemente lui ci ha parlato della figura di Padre Pio, di vari momenti in cui lui ha conosciuto Padre Pio e alcuni bambini, ecco, hanno riportato nei loro testi episodi che hanno colpito la loro attenzione. E poi la parte grafica dei lavori, ogni bambino ha cercato di produrre ciò che secondo lui o secondo lei era la figura di Padre Pio. Nel piccolo, sia i bambini della terza C che i bambini della terza A hanno dimostrato di essere dei veri protagonisti riguardo a questo progetto. Io non posso che essere soddisfatta del lavoro eccellente e della loro passione che hanno trasmesso nella realizzazione di questo grande progetto.
A conclusione di questo piccolo momento, voglio ringraziare il nostro dirigente scolastico, il professor Francesco Pio D'Amore, che ha permesso all'associazione Gli Amici di Padre Pio di poter intervenire in collaborazione con le classi del nostro istituto comprensivo Dante Galiani e quindi per la realizzazione di questo progetto. E grazie a tutti voi, e grazie per l'attenzione in questa stagione televisiva che ha seguito il vostro anno scolastico e soprattutto un forte in bocca al lupo per tutti coloro i quali affronteranno gli esami. Grazie e alla prossima stagione.